Stiamo per prendere un champion che non piccavo da veramente tantissimo tempo. Se riesco, lo faccio in mid, anzi là, provate a indovinare, è un champion che già volevo far prima. Presto faremo anche Teemo jungle, Shyvana AP mid, con la Salamandra build, che è tanto che non facciamo, rune in preparazione. Queste erano le rune di Romus, il leggendario capitano di Roma. E queste saranno le rune di Shyvana AP. Ovviamente Shyvana non ha il mana, quindi non andiamo a mettere presenza di spirito, ma non mettiamo nemmeno questo, ne mettiamo questo. Qua possiamo mettere attack speed perché tanto a noi ci può servire sempre. Questo dipende dal nemico. E come secondarie, questa va bene, la ulti non ci serve, tanto non possiamo ultare più spesso, ultiamo quando abbiamo la furia, quindi quanta più attack speed andiamo meglio è. E il resto qui va bene. Ricordatevi, Shyvana Salamandra Build è uno dei campioni con cui ho fatto più facilmente pentakill in assoluto. È tanto che non la gioco perché è letteralmente giga broken, secondo me. Quindi ho dato spazio ad altre cose un po' meno forti, ma divertentine. Quindi diamo spazio a qualcosa di potente. Non Dark Harvest, quella è la cosa forte. È proprio forte perché invece che andare di Dark Harvest vai con un'altra cosa. Tutti si aspettano che Shyvana AP funzioni meglio in quel modo, invece Shyvana AP è molto più forte in quest'altro. Perché mi ha bannato Shyvana, sta stronzo? Il mio compagno mi ha bannato Shyvana. L'avevo showata e lui, perché io non gli ho dato la mid, me l'ha bannata. Ora entiamo. Entriamo? Allora. Ragazzi, come gli diamo fastidio a questa persona? No, è perché adesso lui ha cambiato col top laner. Quindi adesso questa persona va top. Ma secondo me l'ha fatta apposta, vuole che noi trolliamo. E invece noi non lo facciamo, capito? Gli diamo meno gusto. Cioè, in un pick che non faccio da un casino di tempo, volevo farlo e sto pezzo di merda fa così. Di solito in queste cose Eva Lucian il Vendicatore. È un po' che non lo facciamo. Ora, il drago full AP e non è Aurelion Sol. Finalmente. Drago contro drago. Adesso, prima di iniziare il game, signori, una bella intro. Signori di YouTube, ben arrivati. Oggi io sono Kujiro Rap, lo streamer, lo ero anche gli altri video, però adesso stiamo per fare Shyvana mid contro Aurelion Sol e la nostra Shyvana sarà full AP con la Salamandra build. Quindi si va. Allora, ricordo che noi siamo in live tutte le sere, come sempre, qui dalla chat di Twitch un saluto a YouTube. Siamo qui in attesa di sapere se c'è qualcun altro che vuole unirsi a noi ogni tanto la sera, chiacchierare, un saluto, una sub, non si sa mai, un Prime gratis, ricordate, grazie lì però, no, chi è? E in pedrene grazie ai 222 bit, ben arrivato. C'è YouTube. C'è YouTube, ora sono famoso, ecco, eccoli qua. Cugino, mi sono autobannato. Ciao Deborah Co. Ovviamente saltiamo di E, ragazzi, perché è una spell molto bella. Un invaso è loro, avete visto? Gli invasori. Gli invadenti. Però lui ha fatto una di merda, posso dirlo. Lo dico. E grazie anche a Jembo dei 5 mesi, ragazzi, molto bene, potenti, eh. Siamo di W seconda. Drago contro drago. Ok.
Guardate come ci facciamo 1v2 tranquillamente. Purtroppo. Purtroppo ho missato una E molto grave. È sempre bello seguirti, cugino, non molto contento di questa cosa, sincero. Ho paura di Talon. Ho paura che Talon sia troppo forte. No, cazzo. No, Talon troppe kill sta prendendo. Non molto contento. Un alleato è stato ucciso. Guarda, così oggi è proprio una brutta giornata. No, Badr, con me cosa ti è successo? Comunque, grazie mille, Deborah. Sembra bello seguirti, cugino. Grazie anche a te del Prime. Bentornata con i 4 mesi. Molto, molto contento che... È bello seguirmi. Grazie tante. Grazie, grazie. Ora vediamo di abbattere questo drago. Pian panino. Buono, buono che tutti stanno perdendo. Questo è quello che vogliamo vedere. Se non lo aiutiamo. Sono un po' egoista, ragazzi, se no qui tutti stanno perdendo. Arrivo botline e vinco improvvisamente. Lucky. Vediamo se quello lo riusciamo a battere. Purtroppo molto noioso giocare contro Aurelion. Lui sta solo sotto torre a farmare. Un po' noiosino. Sappiamo che lui non si muoverà mai di lì. Quindi l'unico modo per fare kill è andare a cercare Zac, che ovviamente non troviamo. È appena stato top, quindi sarà nella zona bot adesso. Mamma, oh. Faccia scappare così facile. Sfiga. Ammira la mia vera forma. Mamma, oh. Vabbè, peccato. Peccato, ragazzi. Di già, Lucifer, ti perdi il giro di palline, però. Grazie, Lucifer. Cugino, voglio vedere il tuo serpente. No, no, no. Lo Marghe.
Proviamo a gankare bot. Niente, muoiono già tutti. Che palle. Anche dai. Andiamo bot. Non lo so. Andiamo bot. Ragazzi, quando... Secondo me, quando vediamo che una partita è stata noiosa, è meglio staccare. Tanto... No, riposa, riposa, Lucifer, riposa. Ehi, ciao. Perché tanto, cioè, adesso un altro game... Non sta succedendo niente, siamo già a 9 minuti. Un assist. Aurelion che... sta solo sotto torre a farmare. Il drago si avvicina. Non si espone. Ed è giusto così. Però, dici, va bene, vado a drommare le altre lane. No, stanno stompando. Vediamo. Io abbatto la mid. Ecco qua. Il drago che sta solo sotto torre. Proviamo ad andare qua da sto tizio. Aspettavo anche un po' più entusiasmante tutto lì. Ma vai a cagare allora. Niente. Che stronzi. Anche tu, Buddle, vai via presto. Vabbè, raga. Va bene. Fa niente. Arriviamo qua e... buona. Così movimentiamo un po' le cose. Guarda, c'è Aurelio antipato subito. Minchia, questo sta incattivito. Ok. Non hanno mai affrontato una come me. Vabbè, la prendiamo a ridere, ragazzi, dai. È un game serio. Tryhard. 8-6, un drago. Fight al drago, perfetto. Io pusho mid mentre lo so là. Va benissimo. Abbiamo più obiettivi possibile. Ok, fatto prima torre. Questi sono tanti goldini che entrano. Cosa sta succedendo? Non ho capito cosa sia successo, ma abbiamo abbattuto l'altro drago, quindi drago difference. Ma stava laggando, che cazzo è successo? Stava girando su se stesso. Sì, sì, gira Rost, boh. Vabbè. Ma che danni gli abbiamo fatto, porca troia, Shyvana. Questo è il motivo per cui su Shyvana faccio sta build, raga, è veramente fortissimo. La tua squadra distrugge una torre. Ehi! Il drago si avvicina. Molto.
Quanto forte. Shottato così. Oh sì, signori. Mamma mia, che roba. Quanto forte. E avevamo 3400 gold, ragazzi. Adesso abbiamo questo in più. Un nemico è stato ucciso. Una salamandra rispetto alla classica con un Nether Vest fa meno danno ma più sustain. No, fa più danno e ha più sustain. Entrambe le cose. Piedina col prosciutto sto mangiando. Fa meglio tutto, come hai appena notato. Ho appena fatto un fight contro 4 persone, ne ho uccise 3 e sono morto da Aurelion. E la ulti l'ho sbloccata solo all'ultimo secondo. Presto. Ne ho fatti 10.000 di gameplay su Shyvana, li trovate tutti sul tubo. Fanno tutti quella perché loro vogliono giocare soltanto di E, ok? La maggior parte della gente che gioca Shyvana vuole solo uccidere la gente di E e quindi cerca di fare più danno possibile con la E. Questa build ti fa fare, tipo, invece che il 100% di danno con la E, magari te ne fa fare il 90-95%, però fa fare anche danno anche col resto. Ed è questa la cosa forte di questa build. Per questo consiglio questa, perché è più efficiente. Ok, magari fai il 5% di danno in meno con la E, però fai danno anche col resto. E hai sustain. Se vogliamo fare una build dove massimizziamo il danno della E, ovviamente. Notte, Mena. Vedi, c'è la mia sciotta comunque tantissimo. Pensate che questi qua sono veramente delle pussi. Sono sempre costantemente sotto torre. E tutta questa roba qua. Grazie per l'esplicazione sulla Shyvana. Oh, finalmente forse possiamo fightare un po'. Guarda. Ecco qua. Spiegazione e dimostrazione. Serie di uccisioni interrotta. Un nemico è stato ucciso. Grazie dei 100 bits, Killgar. Pesante. Ciao Capora, grazie al follow, ben arrivato. Ok, dai, il game finalmente si è acceso un po'. Finalmente stiamo facendo un pochino di robe divertenti. Abbiamo fatto un bel fight 1v3 e abbiamo ucciso sia Rakan che Yasuo. Bene, bene, bene. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Qualcuno in chat ha le gambe aperte. Ora ci facciamo questo. Posto. Porca, sono arrivati dei bits.
Buonanotte chiocciola codice a barre. Buonanotte codice a barre. Ragazzi, tutti quanti date la buonanotte a codice che sta andando. Che è il mod. Notte codice. Buonanotte. Porca, sono arrivati dei bits. Attenzione, è arrivata. Molto bene. Oh, 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 oh. Questo faceva male. Toh. Porca troia. Visto, 500 danno. Comunque è tantissimo. Purtroppo qua ci hanno stunnato molto. Va bene. Madonna raga, questi qua stanno tutto il tempo riparati. Sotto torre, mid adesso. Veramente. È morto perché... Lasciami fare il mio 1v1. Oh sì, hanno ingaggiato. Sotto torre. E si aspetta. Oh, finalmente. Ah no, scusa, va sotto torre. Basta. Muore. Questo. Addio. Finalmente sono usciti. Bene. A posto. A posto. Oh, attenzione, arrivano i ragazzi. Olives. Grazie del ride. È passato prima qua, no? E gente, questa Shiva è molto grande. È molto molto grande. Ovvio, questo pick è, diciamo, giocabile, ok? È molto facile da giocare, secondo me, perché alla fine ci va una pigia più o meno si gioca. E... quindi immaginate che fate questa piccola variante dove siete ovviamente più esposti. Perché giustamente rispetto a una Shyvana tradizionale che va tank... non avete resistenze, quindi è più difficile. Cosa vogliono? Ma non avete capito nulla! Questa è la potenza di Shyvana. Via, tolto. Visto, qua ho fatto solo una E. E poi ho fatto due Q. Ma la mia Q shot. Come la mia E, che fa 1000 di danno. Però anche la mia Q fa 1000 di danno. Guardate qua quanto danno facciamo anche alle torri. E adesso si è staccato il Conqueror. Io non sono nemmeno in forma drago, li sto ammazzando così. Perché tanto sono fortissimo con la build. Adesso mi si attiva anche la forma drago tra pochissimo. Ecco. E siamo tornati in forma drago. Via, così.
Uff. Molto bene. Via. Tanto lisciotto. Questa è Shyvana Salamandra. Ok. Finalmente ci hanno abbattuti. Poi possiamo fare questo che ci dà tanta ability ace. Quadrupla. Dai, dai, vai a far la penta. Niente, non ha le palle sto tizio. Ci ha fatto quadra, non va top a provare a far penta. Ma perché, Aurelion? Perché? Hai fatto quadra, provaci. La tua squadra ha distrutto una torre. Consiglio, Kilgar, se non li conosci, di guardare su YouTube i miei video su Shyvana. Anche quelli un po' più... anche se sono un po' vecchi, però non importa. Cioè, il concetto rimane quello. Gli oggetti sono gli stessi alla fine. Cambia che magari sul Cosmic adesso non ci sono più gli HP. Il resto degli oggetti sono uguali. Anzi, il Cosmic, ok, non darà più HP, però dà molto più AP, quindi adesso è anche più forte. Cioè, è un oggetto che dà 130 magic, 130 AP, è fortissimo il Cosmic. Infatti lo vedrete spesso quando giocherò in Mario. Ora non ci sono più scuse se prendere quello l'ombro fiamme. 130 AP. E senza neanche provare a far penta dopo la quadra. Ma infatti, ma questo qua non c'ha proprio voglia. Ma era noiosino, si era notato dall'inizio. Le ali della rabbia. Farmi un posto blu e vediamo come va. Oh. No, mi ha preso. Che cazzo sta succedendo? È arrivato il drago. Salto. Ti rimuovo. Il vero drago sono io. Mi dispiace, Aurelio. Oh, la torre, dov'è andata? La tua squadra distrutta. I'm the real dragon. È la verità, ragazzi. Vedono la loro... guardate Yasuo, avete visto Yasuo? Come è sparito velocemente, ragazzi. Ma cosa succede a questi nemici? Quanto è forte Shyvana. Mamma mia, ragazzi, tripla con uno di vita. Wow. Porca troia. È stata devastante. Report a Sol, no balls. Ed era vero. Le ha tolte, le ha perse. Va bene, adesso abbiamo anche il Cosmic, che ci dà Movement Speed, ancora PP e una cosa molto importante, Ability Haste. Così abbiamo più spesso la E, con questo 41%. Abbiamo la E ogni 4 secondi, quindi quando siamo in forma drago la usiamo più spesso. E questo fa tanto la differenza. L'unica pecca di questa build è che voi avete meno CDR, perché ovviamente finché non buildate la sagoma landa non avete CDR. Questa cosa può essere cambiata mettendo Ability Haste nelle rune. Io preferisco sempre l'attack speed perché tanto è una build bruiser. Questo significa che voi farete tanto danno anche con gli attacchi base. Infatti, come avete visto prima, quando ho fatto 1v1, cioè 1v3 e c'era Yasuo, l'ho tolto in un attacco base. Ho fatto E, attacco base, puff, lui è sparito. Perché appunto questa build fa tantissimo danno con gli attacchi base. Quindi
Più tech speed avete e più danno fate. Cioè, guardate qua. Vieni qua, dai, stai zitto. Sputato in faccia. Ah, eccolo là. Devo anche dargli delle montagne adesso. Guardate che danno, quello è un attacco base. Avete visto tutta la vita che gli ho tolto con un attacco base mentre lui saltava. Ritorno Mishivana 1v1. Ok. Da dove è andato? Niente. Ci vanno 1v1. Fatti in mezzo a 4 persone. Sarà qua? E vabbè. Che roba particolare. Macchinine. Pronti per le macchinine. Prima però onoriamo. Codice, mi cambia un attimo categoria al volo. Macchinine, ragazzi, macchinine. Mi metti anche nel titolo punto esclamativo Nitro. Ho capito perché volevo farlo. Se prima avessi fatto su Pick mi sarei divertito molto di più. Ari support, bella, mi piace. SP, guardate quanti danni. Cioè, io ho iniziato veramente di merda. Ero 001, mi stanno annoiando. Al minuto 10 non era successo ancora nulla. Ecco, 20, in 20 minuti, cioè in un terzo del game non è successo niente. Poi per gli altri due terzi l'ho distrutto tutto. Ho tutti questi danni, 24 kill. È molto forte, ragazzi, è molto forte. Signori, ci becchiamo domani sera, allora. Mi raccomando, buonanotte a tutti quanti. Fate i bravi e fumate quelle cose lì. No, no. No, non fumate, non fumate e non scopate. No, quello sì. Invece. Anche quello sì. Va bene, ragazzi, allora fate quello che vi pare, va. Buonanotte a tutti, e però una cosa non dovete fare. Non fate puttanate. Esatto. Ciao belli, ciao ciao. La verità è nell'oscurità.